Allora, bentrovati amici telespettatori, eccoci come sempre un altro appuntamento di 19 Live, come sempre dedicato al speciale aiuti per l'Ucraina. Prima di collegare i vari responsabili di tante iniziative, facciamo subito il collegamento con Giovan Battista Cicchetti Marcheggiani, che è presidente nazionale disaster manager della ROE. Ben trovato Marcheggiani. Qualunque cosa, sì, certo. Telefono c'è legale. Non mi sente per il momento Marcheggiani, vediamo se riusciamo, giustamente, perché insomma con i tanti impegni che ci sono lì. Marcheggiani, mi sente? Sì, prego. Ecco, allora chiediamo scusa naturalmente, però qui c'è tanto bisogno di sapere qual è la situazione oggi, quali sono i numeri e quali sono naturalmente le iniziative di... Allora ascolti, io adesso sto gestendo una situazione complicata con disabili che sto mandando a Roma, okay? Okay. Quindi vi rispondo alle domande, però se sentite delle interferenze comprendete, vi prego, per assolutamente tutto. Nessun allora, problema, nessun allora, problema. La situazione è questa: stanotte abbiamo avuto un'ondata, perché da notizie che ci arrivano qui dal fronte, da giornalisti freelance che arrivano dal fronte, da quello che ci dicono le autorità polacche, i russi hanno conquistato Chernobyl, hanno conquistato altre città e si stanno riversando in questa zona dove sono io le persone che pensavano di resistere oppure pensavano di una tregua. Una volta che si sono trovate bombardate le loro case, distrutte le loro case, si stanno avvicinando. E conferma l'abbiamo da questa notte, dove il dottore Emilio Pomo ha ricevuto delle foto di un'ulteriore struttura che noi abbiamo allestito e ieri sera entro le 11 avevamo esaurito i posti letto. Questa è la situazione. Fortunatamente sono riuscito. Cosa vuol dire? Stanno arrivando anche gli uomini, cioè una volta che sono state conquistate stanno scappando anche loro, o sempre donne e bambini? Donne e bambini con un'altissima percentuale di disabilità, a conferma che si parla di quelle zone, diciamo. Siete riusciti a imbarcarne alcuni verso l'Italia? Vi dicevo, fortunatamente sono riuscito un po' a invertire la tendenza, perché ho i pullman, quindi ho pullman che sono in attesa fuori, si accreditano e quindi oggi siamo al decimo pullman che stiamo andando via. Fortunatamente sto un po', ecco, invertendo la rotta, ma non è facile, perché poi insomma, capite quali sono tutte le criticità con le disabilità. Domani mi arriva un trasporto sanitario dalla Toscana per un'altra particolare disabilità, un morbo particolare quasi unico. Comunque insomma la stiamo gestendo, la situazione per quanto mi riguarda qui è sotto controllo, i numeri sono elevatissimi, siamo a 6.500 persone. Allora, le do delle buone notizie, perché da qui, ma penso che già le avrà anche lei, insomma stanno partendo diversi mezzi per venire a prendere le mamme e i bambini, ma anche una grandissima organizzazione a proposito dei farmaci, perché voi ci chiedevate, fino a ieri ci chiedevate tra le priorità avere dei farmaci. Ecco, mentre il dottor Marcheggiani giustamente fa il suo lavoro lì in Polonia, vorrei salutare il dottor Roberto Tobia, che è segretario nazionale della Federfarma, che è scesa in campo con le farmacie. Dottor Tobia, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera ai telespettatori. Allora, dicevo, siamo in contatto con Marcheggiani, che è il presidente nazionale disaster manager della ROE, che è lì in Polonia. Dottor Tobia, vuole dire a lui per confortare che questi farmaci sono in grandissimo raccolta? Beh, allora abbiamo avviato una serie di attività sia a livello europeo tramite il gruppo dei farmacisti europei, il Pharmaceutical Group of European Union, che sta raccogliendo farmaci e donazioni in tutta Europa, e sono praticamente tutti i paesi europei che stanno contribuendo ad una grande raccolta che il gruppo che ho l'onore di presiedere quest'anno metterà a disposizione della Croce Rossa Internazionale per l'acquisto di generi di prima necessità e soprattutto di farmaci. In Italia siamo partiti con una raccolta che Federfarma ha avviato una settimana fa, abbiamo già raccolto quasi 300.000 euro che sono frutto delle donazioni dei farmacisti titolari di farmacia sul territorio nazionale e delle associazioni provinciali e regionali, e questa raccolta non si fermerà, avrà una continua evoluzione. Contiamo di inviare un primo step di aiuti sempre attraverso la Croce Rossa o attraverso la Protezione Civile
onde evitare di mandare materiali che potrebbero costruire doppioni. Credo che il problema sia quello di far arrivare i beni necessari, quindi anche in ambito dei farmaci, in ambito relativo, esatto, ai farmaci, esatto. Siamo, guardi, in grande... Dottor Tobia, le faccio sentire, Marchegiani è sempre in diretta? Ci sono, sì, ci sono. Ecco, come le dicevo, allora, il dottor... Allora, dire una cosa rispetto ai farmaci. Sì. I farmaci occorrono al fronte, ok? A noi ci arrivano notizie che ci sono situazioni molto molto particolari al fronte. Stanno raccogliendo farmaci, quindi i farmaci occorrono al fronte, quindi bisogna che vi organizzate attraverso le porte, in modo che poi dal fronte vengano introdotti dentro l'Ucraina. Questo probabilmente lo farà la Croce Rossa. Allora, ci siamo già organizzati da questo punto di vista, perché in ambito nazionale sia il Banco Farmaceutico, che è la nostra associazione che organizza tutti gli anni la raccolta del farmaco e del parafarmaco, in questo caso in tutte le farmacie italiane, sta ricevendo da parte dell'industria farmaceutica nazionale quote importanti di farmaci che verranno veicolati all'interno dell'Ucraina nel momento in cui saranno aperti i corridoi umanitari certi, che potranno dare la certezza di far arrivare questi aiuti nelle mani giuste. A livello europeo, le stavo dicendo, abbiamo raccolto queste somme, contiamo in toto nei 25 paesi europei che fanno parte del Figeu, più i 7 paesi osservatori, di inviare una cifra, di acquistare materiali che sono stati peraltro richiesti dal Ministero della Salute russa, per un importo che sarà vicino al milione di euro. Ecco, dicevo prima, l'importante è inviare gli aiuti e soprattutto farli giungere a destinazione. Questo è l'obiettivo principale, per evitare quello che è successo qualche anno fa in Bosnia. Quando... Allora, scusi, dottor Tobia, un attimo soltanto. Marchegiani, che numeri abbiamo al momento? Soltanto questo, ci faccia sapere qual è la situazione nel vostro campo, quante persone stanno aspettando di partire? Ad oggi siamo a 6.677 persone. Dentro il vostro campo, che aspettano dentro di partire. La nostra struttura d'accoglienza. Ha notizie già di arrivi immediati, insomma, che possono partire Io tra poco? Sto aspettando discrete quantità di pullman. Sì, domani, questo fine settimana, conto di smaltire. Il discorso è che come smaltisco ho altri ospiti, è chiaro questo, però comunque diciamo, ripeto, la situazione sto riuscendo con molta fatica a portarla sotto controllo. Sto anche aspettando l'arrivo dall'Italia di alcune tendo strutture che mi stanno portando delle aziende principali italiane, perché qui le autorità locali del comune mi stanno chiedendo di mettere tendo strutture riscaldate, è chiaro. Adesso qui siamo a meno 7. Meno 7. Una bella giornata di sole. Un'ultima cosa, sui 6.000 quanti bambini ci sono? Sono nell'ordine del 40%. 40% sono bambini. Grazie dottor Marchegiani, buon lavoro naturalmente, grazie. Allora dottor Tobia, chiaro, no? La situazione, Marchegiani, che si trova lì al confine dell'Ucraina in Polonia, ci diceva adesso i farmaci devono andare all'interno del paese, perché ci sono delle città distrutte, chissà quanta gente lì è rimasta sotto imbombardamenti. È proprio così, purtroppo la situazione la conosciamo bene dai media che ci aggiornano tutti i giorni su una guerra assurda, quanto pari è la violenza con la quale purtroppo si sta sviluppando in questi ultimi giorni. Noi anche da Palermo ci siamo attivati mettendo in piedi una raccolta che grazie alla collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti, dell'Associazione Giorgio La Pira, Onlus e del Rotary Club Colonne d'Ercole, permetterà una raccolta di farmaci senza prescrizione medica, parafarmaci, prodotti per l'infanzia, presidi sanitari, kit di medicazione che soprattutto di primo soccorso possono arrivare attraverso l'associazione Ucraini in Romania, che ne cura la consegna proprio ai profughi dei campi in Polonia e in Romania. Un primo carico di generi vari partirà nella giornata di domenica prossima, ma continueremo tutte le settimane, quindi l'invito è quello di andare nelle farmacie che
hanno i contenitori dell'iniziativa Raccogliamo la Solidarietà della Associazione Giorgio La Pira, che in collaborazione con l'Ordine Federfarma provvederà a far consegnare questi aiuti alle popolazioni che purtroppo in questo momento si trovano in una situazione di grandissima difficoltà. Che cosa si sente di dover dire ai nostri telespettatori? Perché noi riceviamo centinaia di richieste di informazioni. Come si fa ad aderire, oltre naturalmente le farmacie che lo fanno da sé, cioè sono gli stessi farmacisti che stanno contribuendo, però se la gente comune volesse dare una mano dal punto di vista dei farmaci, cosa deve fare? No, la gente può venire, i nostri clienti, chiunque può venire nelle farmacie dove sono presenti i contenitori dell'iniziativa Raccogliamo la Solidarietà, attraverso l'acquisto di generi di prima necessità per quelle popolazioni, mi riferisco a parafarmaci, materiali per l'infanzia, un biberon magari in questo momento è più importante di altre cose per i poveri bambini che si trovano in quelle situazioni, attrezzature che possono in qualche modo essere di conforto. Ecco, noi raccogliamo questi aiuti attraverso l'associazione umanitaria che cura i rapporti tra l'Ucraina e la Romania. Un primo carico, come dicevo prima, partirà già domenica prossima e tutte le settimane, ogni domenica ci sarà la possibilità di inviare gli aiuti concreti alle popolazioni che ne hanno bisogno. Quindi venite in farmacia, le farmacie come tante altre attività, c'è davvero una corsa alla solidarietà che commuove, devo dire la verità, a tutti i livelli, a Palermo come in qualsiasi altra città d'Italia, le parrocchie, i centri di raccolta sono tantissimi e come sempre il popolo italiano dimostra grande sensibilità e grande senso di partecipazione alle sofferenze di chi sotto i bombardamenti in questo momento si trova a vivere una situazione che è davvero incredibile, davvero fuori dalla logica. Nessuno mai avrebbe potuto pensare che nel 2022 in Europa si potesse scatenare un conflitto come quello che stiamo vivendo, stanno vivendo, noi lo viviamo da spettatori, ma immagino quello che anche gli amici che abbiamo sentito prima stanno vedendo con i loro occhi, non possiamo forse neanche immaginarlo, ma credo che sono situazioni nelle quali in un mondo che deve guardare con fiducia al futuro sono veramente anacronistiche, fuori dalla realtà, sembra di vivere un film che non avremmo mai voluto vivere. Abbiamo in diretta anche il coordinatore ROE, cioè Raggruppamento Operativo Emergenza Protezione Civile per la Sicilia, il dottor Emilio Pomo. Dottor Pomo, grazie intanto ancora di essere con noi, perché lei è un punto di riferimento, però se riesce ad aggiustare l'immagine, perché la vediamo, non la vediamo praticamente, è troppo in basso. Un computer che non mi permette di... Abbassi ancora un po' così la vediamo, ecco, perfetto. Adesso la vediamo bene, perfetto. Allora, ha sentito, abbiamo il dottor Tobia, che non solo è segretario nazionale della Federfarma, ma è anche presidente europeo delle associazioni e federazioni farmacisti in Europa. Vuol chiedere qualcosa direttamente al dottor Tobia o avete già quei contatti necessari che servono per aiutare? Ma i contatti non sono sempre sufficienti rispetto alla molla di lavoro che abbiamo e delle richieste, e quindi ben venga che ci siano tante persone che naturalmente vogliono contribuire a portare più possibile le persone, perché la nostra priorità attualmente è quella di cercare di far uscire dal campo il più possibile bambini e famiglie dall'interno del campo. Lei ci può dare, sapete, notizie? Stanno partendo dei pullman, delle situazioni per andare a prendere questi bambini in Polonia? Sì, oggi c'è una riunione con un medico, che tre pullman, dobbiamo programmare oggi la partenza, ma è immediata, quindi questi tra sabato e domenica raggiungeranno il nostro campo. Oggi già è stato pianificato durante la settimana, oggi concretiamo proprio il percorso, i chilometri, i pullman già sono già lì, perché non partono da Palermo i pullman vuoti, li abbiamo presi in Veneto, quindi raggiungeranno
il campo, le famiglie che hanno naturalmente dato la disponibilità, in aereo alcuni rappresentanti vanno a prendere direttamente le persone lì al campo in Polonia e poi torneranno in Sicilia via pullman, quindi sono tre pullman già fermi, però disponibili, messi gratuitamente, quindi questo ci tengo a dirlo, e altre disponibilità sono arrivate che stiamo concretando, quindi la disponibilità di chi mette il mezzo, la disponibilità di chi è disposto a prendersi in affido naturalmente le persone. Guardi, arrivano centinaia di poste di gente che dice cosa devo fare, sono pronto a partire, per cui insomma credo che dobbiamo dare delle indicazioni precise, lo faremo tra poco, però volevo liberare il presidente europeo dell'Associazione Federazione dei Farmacisti Roberto Tobia, ringraziandolo naturalmente per quello che sta facendo con tutto il corpo naturalmente delle farmacie. Che cosa ci dobbiamo aspettare, insomma, secondo una sua opinione? Beh, ci dovremmo aspettare, ci dovremmo augurare soprattutto che al più presto ci sia un cessato il fuoco e che presto la diplomazia internazionale riesca a trovare una soluzione per evitare un disastro purtroppo annunciato che questa gente sta vivendo sulla propria pelle, con le conseguenze che tutti i giorni vediamo attraverso i media. Dal nostro punto di vista la massima disponibilità a collaborare, lo stiamo già facendo con la Protezione Civile Nazionale, con il dottor Curcio, con il dottor D'Angelo, siamo pronti a devolvere a loro queste importanti somme affinché vengano utilizzate nel modo migliore, perché come dicevo prima il rischio è davvero quello che si possano disperdere risorse importanti che possono essere invece gestite nella giusta maniera e gestite attraverso le organizzazioni che sanno gestire, sicuramente la Protezione Civile è tra queste. A livello provinciale l'invito è quello di venire nelle farmacie dove ci sono questi punti di raccolta organizzati dalla PIRA sulla iniziativa Raccogliamo la Solidarietà, e devo ringraziare la grande iniziativa e la grande sensibilità dimostrata dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti Mario Bilardo, che si è occupato a Palermo di mettere in piedi questa iniziativa, ringraziare l'associazione della PIRA e tutti i cittadini che ogni giorno arrivano nelle nostre farmacie chiedendo cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare, perché davvero questa corsa alla solidarietà è qualcosa che probabilmente ci dà una sorta di forza in più per cercare di fare il nostro meglio sempre. Grazie, grazie dottor Tobia, alla prossima naturalmente, grazie, lei è sempre disponibile, quindi la ringraziamo per il suo intervento, la sua testimonianza. Allora, dottor Pomo, volevo dare delle indicazioni perché, non so se la regia è pronta, abbiamo dei post, alcuni, non riusciamo tutti perché sono veramente tantissimi, di persone, di privati che ci chiedono cosa posso fare, dove devo andare, come posso far a raccogliere i bambini, quindi le indicazioni che già comunque per grandi linee grazie all'ANCI ci sono, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è un form già che si può compilare sul sito di ogni comune tra le altre cose, quindi c'è la possibilità di avere questa opportunità. Nel frattempo dalla regia mi chiamate anche Tulone perché ha delle notizie anche importanti, possiamo già metterlo in onda fin da adesso prima di fare gli altri collegamenti. Arriverà tra poco anche l'assessore comunale di Palermo, dedicato in modo particolare alla cittadinanza solidale del comune di Palermo, che sta prendendo una serie di iniziative, quindi tra poco ci collegheremo. Pomo, dicevo appunto, che indicazioni possiamo dare ai tanti telespettatori che ci stanno seguendo? Innanzitutto ci sono tantissime famiglie che chiamano noi per sapere cosa fare, se è possibile avere assegnato una famiglia. Noi ovviamente stiamo coordinando l'invio di mezzi e attrezzature che vengono richiesti volontari e quant'altro per la gestione del campo. Il cosiddetto affidamento temporaneo, che è una cosa semplice, quindi chiunque naturalmente con un proprio mezzo si può recare direttamente in Polonia e avere affidato
naturalmente un... Però è chiaro che non è che può partire così, perché lei mi diceva proprio nei giorni scorsi ci sono anche delle difficoltà, ci sono dei punti dove non si trova più neanche il carburante, dove magari ci sono degli impedimenti. Ci sono delle difficoltà sicuramente. Quindi hanno bisogno di alcune indicazioni. Sì, diciamo che naturalmente come stiamo organizzando anche con la partenza di questi tre pullman con le persone che abbiamo pianificato durante la settimana, diamo naturalmente i consigli di cosa fare. Quindi però no, non pensiamo che è difficile raggiungere la Polonia. La Polonia è ancora in una fase in cui si può stare tranquilli e sicuri, il problema è dopo la Polonia. Quindi organizziamoci e naturalmente e la solidarietà la possiamo completare lì supporto mandando pullman. Quello che servono, ho detto dall'inizio, la grande solidarietà del volontariato, dei comuni che si sono involati per le raccolte, funziona e periodicamente partono tir e arriva il materiale richiesto, è quello che serve naturalmente nel nostro campo lì in Polonia. Quello che naturalmente dobbiamo affrettare è invece l'invio di questi famiglie che hanno deciso di venire in Italia, quindi a maggior ragione se ci sono famiglie disponibili, perché se non c'è la famiglia disponibile ad accoglierlo è inutile portare persone a Palermo che poi non sappiamo dove sistemarli e dove metterli. Allora sicuramente avremo delle indicazioni, Pomo, avremo delle indicazioni dall'assessore Mantegna, dalla dottoressa Mantegna, perché abbiamo saputo, anche lei comunque lo sapeva, che esistono degli elenchi che sono già stati incamerati dal comune e quindi dai diversi comuni. Tra le altre cose, tra poco collegheremo anche il presidente delle autonomie locali italiane per la Sicilia, Francesco Cacciatore, quindi Ali, presidente Ali, e poi collegheremo anche Marco Rubino, sindaco di Sant'Agata di Battiati, che lei sa perché insomma ce l'ha segnalato, è uno di quelli più attivi, più operativi, che sta partendo addirittura lui, ho capito bene? Sì, parte lui con i volontari pullman e naturalmente mezzi per raggiungere la Polonia, i volontari dare anche un contributo e una solidarietà concreta e reale. Va bene, allora facciamo così, mi dicono dalla regia che è opportuno che la pausa la facciamo adesso per poter collegare l'assessore Mantegna e il professor Tulone, che ci può dare delle altre informazioni. Quindi se tra di voi ci sono persone che vogliono dare il proprio contributo, chiamateci per favore, date testimonianza 091 854 9171, perché vi metteremo, come vedete, in contatto con chi sta seguendo in prima linea questa emergenza. Restate lì, torniamo tra pochissimo, la diretta comunque non la stacchiamo, restiamo qua. Uno, due, tre. Mi piace moltissimo la carbonara. Se non sono bravo, dimmi non sono bravo. Piatti molto basici, semplici. Io amo la cucina tradizionale. Sento comunque un odorino. Ai telespettatori vorrei fargli capire la differenza del guanciale. Ho scelto una ricetta facile apposta. Posso farlo io, sì. Ed eccola qua. Non deludermi, fra poco assaggeremo insieme questo piatto. Qua sicuro portiamo il risultato a casa. Io ce l'ode, già ho visto.
Riscopri il sapore unico della rosticceria tipica siciliana al Panificio Quartararo. Panificio Quartararo, la rosticceria più soffice e gustosa di Palermo. Panificio Quartararo offre una vasta varietà di impasti alternativi, 5 cereali e blend Quartararo con farine italiane macinate a pietra. Panificio Quartararo, tante varietà di pizze, dalle classiche a quelle più elaborate, con ingredienti sempre freschissimi e cotte con forno in pietra dopo 48 ore di maturazione. Scarica l'app Uber Eats, potrai ricevere i nostri prodotti direttamente a casa tua. PCS Italia, professionisti nel settore pulizia e sanificazione ambientale. PCS Italia, opere di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, giardinaggio e potature per spazi privati e pubblici. PCS Italia, per informazioni preventivi gratuiti 091 691 1327 o 391 466 98 32 o visita il sito pcsitalia.it. Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio, non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Amici telespettatori, bentrovati, continuano ad arrivare comunicazioni anche per quanto riguarda e soprattutto per quanto riguarda le iniziative, però saluto con estremo piacere la dottoressa Cinzia Mantegna, che è assessore cittadinanza solidale del Comune di Palermo. Bentrovata, grazie di essere con noi. Buonasera, buon pomeriggio anzi. Grazie e complimenti naturalmente, perché sta partendo una grande macchina organizzativa, il Comune di Palermo. Visto che noi riceviamo, glielo comunichiamo, non so se ci ha seguito prima, però abbiamo già fatto il collegamento con la Polonia, gli ultimi numeri nel campo ROE, per esempio, del raggruppamento operativo emergenza di protezione civile che è in Polonia al confine con l'Ucraina, ci ha dato 6.400 presenze che devono chiaramente partire dalla Polonia per raggiungere poi le città, e tra queste c'è la Sicilia. Allora, il Comune ha fatto partire tutta una serie di iniziative grazie all'input dell'ANCI prima di tutto, e poi tutti i comuni stanno partendo. Ci vuole raccontare le vostre iniziative? Sì, allora noi dal 28 febbraio abbiamo istituito una mail aiutiucraina@comune.palermo.it, dove abbiamo convogliato le disponibilità dei cittadini ad ospitare le famiglie che arriveranno in città, e anche le richieste di aiuto che ad oggi sono abbastanza esigue, perché fino adesso i ricongiungimenti familiari hanno percorso una modalità che è stata quella proprio privata. Ecco, si stima che nella nostra città ci siano 600 persone ucraine e che stanno accogliendo le loro famiglie, che hanno potuto in tempi appunto anticipati, oserei dire, poter raggiungerli qui nella città di Palermo. E quindi abbiamo sistemato queste disponibilità, nel senso che le stiamo anche predisponendo, per fare in modo che man mano che arrivano delle richieste, e adesso spiego in che termini, già possiamo anche rispondere con questa solidarietà che è veramente immensa da parte delle famiglie della nostra città.
Ecco, ci sono circa 250 disponibilità di famiglie in grado di accogliere le mamme con i bambini o i piccoli mini nuclei che stanno man mano arrivando. Abbiamo, e quindi questa è una parte che stiamo curando diciamo direttamente noi come assessorato, come comune, facendo anche leva sul volontariato. Ci sono anche delle ragazze ucraine residenti nella città che hanno dato la disponibilità offrendosi come traduttrici e numerose azioni di volontariato che comunque stanno convogliando per quanto riguarda la raccolta sia di donazioni che di aiuti alimentari, ma quelle sono dirottate in qualche modo con le grandi associazioni. Noi ci stiamo occupando prevalentemente della sistemazione degli alloggi, in accordo ovviamente con Caritas e con Croce Rossa Italiana e con altri enti del terzo settore che come sempre rispondono nell'immediatezza a questo. Allora, dottoressa, abbiamo sì, un attimo, magari ci ritorniamo. Abbiamo un collegamento in diretta, mentre dalla regia stanno provando a collegarsi con il sindaco che mi chiama di Sant'Agata di Baltiati, ma anche con il presidente dell'ALI, insomma, delle autonomie locali italiane. Insomma, stiamo cercando di fare tanti colleghi. Il dottor Pomo, che è coordinatore per la Sicilia del raggruppamento operativo emergenza di protezione civile, ha dei numeri e non sono così esigui, perché purtroppo ci sono 6.400 profughi in Polonia in attesa di partire per le varie città. Vogliamo dare gli ultimi numeri, perché voi siete in costante collegamento con la Polonia, dottor Pomo? Sì, certo, naturalmente cerchiamo in qualche modo di liberare, perché abbiamo già spiegato, il campo è un ponte, quindi fa la Polonia e l'Italia. Dovete pensare, 6.000 alloggiati all'interno del nostro centro che abbiamo messo a disposizione, ce ne sono altre più di 200.000 fuori dalla Polonia a meno 9 gradi, e quindi la nostra fretta, l'abbiamo detto, a volte io mi arrabbio quando qualcuno purtroppo non fa quello che deve fare, perché la regione Piemonte, la Toscana, l'Emilia, i pullman salgono e scendono dalla Sicilia, c'è gente che vuole partire e dicono non partite e non potete raggiungere lì. Si può raggiungere tranquillamente, ci sono difficoltà di carburante, ma noi abbiamo spiegato che noi sosteniamo anche l'arrivo in Polonia, abbiamo mezzi che partono da Roma continuamente, quindi qualora il pullman che parte non trova carburante, possiamo intervenire noi ad aiutare quel pullman affinché possa raggiungere la Polonia e possa uscire fuori dalla Roma. Che problema? Abbiamo detto, sono solo dentro prima di 300 km ad arrivare in Polonia. Ma questo già è stato superato l'altra settimana. Bene, adesso sono delle notizie importanti. Ci saranno problemi adesso in Sicilia, in Italia, perché so che c'è lo sciopero in atto dei camion, ma noi ci auguriamo che questo naturalmente non accada, perché si interrompe quella che è la solidarietà dell'invio dei nostri mezzi che devono raggiungere, perché troveranno difficoltà sulle strade. Quindi un'altra emergenza nell'emergenza, comunque, che siamo abituati anche a gestire. Va bene, allora abbiamo in collegamento anche adesso Francesco Cacciatore, presidente ALI Sicilia, sindaco, anche sindaco di Santo Stefano di Quisquina, e il professor Francesco Tulone. Intanto grazie di essere con noi. Partiamo subito. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio, grazie. Allora, iniziative, stava completando, intanto faccio il giro, stava completando l'assessore alla cittadinanza solidale del Comune di Palermo con altre iniziative, poi facciamo un giro, faccio completare prima l'assessore, dottoressa Mantegna. Niente, poi c'è ovviamente, anche riagganciandomi a quello che diceva la persona che mi ha preceduto, dottor Pomo. C'è la macchina, ecco, il dottor Pomo, c'è una macchina organizzativa istituzionale
Quindi il gabinetto di magia della regione e anche quella nostra con la prefettura, perché ovviamente tutto questo aspetto lo stiamo gestendo unitamente alla prefettura, al commissario Covid per quanto riguarda gli aspetti che riguarderanno le vaccinazioni e l'SPD, che già è possibile ottenere andando alla fiera, e anche con l'hub vaccinale che abbiamo come presidio in aeroporto per chi arriva per via aerea. E già da martedì abbiamo avviato appunto questo coordinamento con il commissario Covid e con il comune per fare quelle persone che arrivano, hanno dove alloggiare e quindi proviamo a dare loro un aiuto, oltre che gli aspetti diciamo sanitari. Ci siamo raccordati anche con la questura, l'ufficio di immigrazione che sta allestendo appunto anche una è a disposizione appunto una via per cominciare a censire le persone e permettere loro di entrare in quel sistema di protezione e quindi anche avviare tutte le procedure non solo di censimento ma anche quelle necessarie per permettere loro poi di avere tutta la documentazione necessaria di accesso alla sanità eccetera. Ecco, quindi stiamo provando tutti insieme a raccordarci nell'eventualità, come immagino che sia, che arrivino le persone non in questa forma ancora contenuta, ma purtroppo ascoltiamo sì, e sentiamo. Sì, è vero, perché ci hanno appena comunicato che sono state prese delle città in Ucraina e rase al suolo, e questo purtroppo è veramente terribile e tutti stanno scappando. Adesso speriamo che riescano tutti a scappare perlomeno. Detto questo, sentiamo le iniziative anche del presidente ALI Sicilia, Francesco Cacciatore, sindaco. Non lo sì. Ecco. Sì, sì, grazie. Prego, prego. Allora, sì, ma noi come comune diciamo ci siamo da subito attivati. Credo che le piazze italiane hanno dato una grande risposta a quella che sono state le sollecitazioni del governo, del lancio di ALI. In tutte le piazze italiane c'è stata una grande solidarietà, ci sono stati momenti di incontro, momenti anche come dire di grande intervento strutturale per quanto riguarda tutta una serie di aspetti che hanno anche una sua complessità, perché poi le circolari di protezione civile ma anche delle prefetture hanno imposto tutta una serie di valutazioni che per i comuni sono dovute diciamo essere attenzionate in maniera importante. Allora questa della grande risposta delle piazze sicuramente come è avvenuto anche nella mia comunità, insieme al clero, insieme alla protezione civile, insieme all'associazione di volontariato, è stato un punto di partenza, fatemi dire. Oggi dobbiamo dare ulteriori risposte più concrete, sapendo di dover anche attenerci a tutta una serie di circolari, di misure che ci vengono così attenzionate da parte dei nostri organi superiori. Allora è una situazione disperata, è una situazione dolorosa. I comuni siamo come sempre, i sindaci siamo in prima linea, siamo in trincea per questa ulteriore momento di difficoltà. Chi lo doveva dire che un sindaco oggi, oltre alla pandemia, doveva anche affrontare questi momenti di difficoltà? Però noi come dire, ci siamo fatti e ci faremo trovare pronti dal momento in cui è stato decretato col DL 16 del 28 febbraio appunto è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ci siamo attivati con tutta una serie di misure. Io per esempio come associazione ALI, autonomie locali, abbiamo dato indicazioni anche recependo quelle che sono diciamo le indicazioni dei nostri organismi che vanno in tre passaggi. Uno,
la ricerca di immobili disponibili proprio all'accoglienza proprio di questi cittadini provenienti dalle zone di guerra. Quindi abbiamo fatto un format, lei lo diceva poco fa, sia come ANCI che come enti locali, per eventuale la disponibilità di alloggi. Ci dicono oggi che la priorità sono gli immobili sfitti, non so se i miei interlocutori mi confermano che le comunicazioni sono queste, immobili sfitti, perché poi si pone anche un problema che non dovevo dire, non solo il problema della guerra ma anche il problema sanitario. Non dobbiamo dimenticare che c'è la pandemia, le percentuali di vaccinazioni che provengono da questi territori sono basse, ci dicono un 30-35%, quindi c'è un problema che si pone di carattere sanitario. Palermo lo sta facendo, Palermo l'ha già organizzato con degli hub, con delle cose, l'hanno già organizzato questa cosa anche dell'intervento sanitario. Sindaco, però noi dobbiamo essere, inutile che stiamo lì a girare perché ormai tutti sappiamo com'è la situazione, dobbiamo dare informazioni utili. Allora, in base alle vostre iniziative come ALI, sì, state organizzando, quindi state cercando degli alloggi, perché tra poco ne arriveranno migliaia, non ci sono dubbi, sono oltre 1.500.000 i profughi ucraini che vogliono uscire. Stiamo completando, diciamo, le tre direttrici, oltre alla disponibilità dell'accoglienza con alloggi sfitti. Già qualche comune, per esempio il nostro aderente come Ioppolo, Giancazio, già sono arrivate le prime famiglie proprio come dicono tangibilmente, completamente, quindi sono state accolte. Poi abbiamo avuto anche indicazioni, una nostra associazione comunale si è attivata per la raccolta di indumenti, oggi abbiamo invece le ulteriori indicazioni che necessitano beni per i bambini, quindi latte in polvere, omogenizzati e soprattutto la donazione di farmaci, quindi abbiamo anche attivato le nostre farmacie locali con dei punti specifici di raccolta di farmaci, soprattutto farmaci da banco. Bene. Ecco, queste sono le tre direttrici su cui ci stiamo muovendo. Bene, professor Tulone, facendo il giro, adesso rifaccio nuovamente il giro. Professor Tulone, lei ha una serie di contatti, anche addirittura mi diceva con suoi colleghi in Polonia. Ci sono delle novità? Aspetta, a proposito? Un attimo, che ho un problema, va bene. Buongiorno, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Sì, ci sono novità, si stanno attivando quasi tutte le università polacche per ricevere i loro colleghi e colleghe delle università ucraine e hanno un po' il timore che la guerra si sposti, i bombardamenti si spostino proprio sul confine polacco. Di oggi ci sono queste brutte novità e sono un po' tutta la comunità polacca è preoccupata. Sono stato ieri dalla ministra Messa per un incontro istituzionale e ho chiesto alla ministra di accelerare sul nostro diciamo, invito a ricevere anche noi docenti dell'università, i nostri colleghi ucraini o gli studenti ucraini, e mi ha assicurato che sono attivi tutti i canali istituzionali proprio per risolvere la questione. In tutto stiamo aspettando 2.000 persone in tutta Italia come docenti e studenti, aspettiamo le conferme nelle prossime ore. Ma ci hanno detto anche dalla Polonia che questi numeri sono così molto aleatori, perché quello che sta succedendo al confine con l'Ucraina, cioè in Polonia, è incommensurabile. Stanno tutti fuggendo. Questa notte c'è veramente un aumento di 4-5 volte l'uscita dall'Ucraina, per questo evidentemente i numeri non sono attendibili al momento, se non lì possiamo avere dalla Polonia o perlomeno da quelle nazioni dove confinanti con l'Ucraina. Detto questo, volevo soltanto fare un ultimo passaggio con l'assessore alla cittadinanza solidale del comune di Palermo, che ci completa lanciando un messaggio ai cittadini. Lei sta rappresentando in questo momento anche il sindaco, che è impegnato in questo momento in questa emergenza, e quindi un messaggio per i cittadini, per i palermitani, per la provincia ovviamente, come possono aderire e quali sono le indicazioni prioritarie da dare. In questo momento le indicazioni prioritarie
sapere che esiste questo sito dove possono essere rivolte tutte, non solo le disponibilità, ma le richieste di aiuto di qualunque tipo, e comunicare a quei cittadini ucraini che già sono arrivati in città che c'è la possibilità di avere fatto un tampone in via privilegiata, diciamo, e anche la sistematizzare il percorso dei vaccini, e anche i vaccini per i bambini, perché il calendario vaccinale ucraino non è uguale a quello italiano, e quindi permettere anche ai bambini diciamo di regolarizzare dal punto di vista sanitario. Assessore, scusi, ci può ridare l'indirizzo del sito? Quello del comune di Palermo, mi pare che aveva detto aiutiucraina@comune.palermo.it. Allora, aiuti Ucraina tutto unito, sì, così. Vabbè, se magari adesso lo prendiamo, noi lo possiamo pubblicare e qualcuno può andare direttamente lì. Dobbiamo essere utili, se non siamo utili è inutile che ci parliamo addosso. Cioè, questa è una trasmissione fatta per essere utile. Prego, non la sentiamo, dica. Poi stiamo provando a intercettare disponibilità e bisogni, perché già sono arrivate tante famiglie, non solo nelle case private dichiarate disponibilità, ma anche dei residenti, come dicevo prima, ucraini, quindi laddove ci sia necessità e bisogno di indumenti, viveri, e quindi stiamo provando a connettere chi dà la disponibilità a chi in qualche modo fa richiesta. Ci sono anche Caritas, dei conventi che hanno ospitato famiglie, e quindi veramente stiamo cercando di mettere a sistema questa catena di solidarietà che è fortissima. Allora, speriamo di essere avanti da una folla di profughi, perché questo è veramente molto preoccupante. Stiamo vedendo queste immagini arrivano dalla Polonia, proprio dal confine della Polonia, è quella la situazione, quella che stiamo seguendo minuto per minuto. Volevo soltanto dirle, adesso noi pubblichiamo questo, regia, occhio e orecchio, aiutoucraina@comune.palermo.it. Me lo pubblicate in grafica, per favore, così lo mandiamo alle persone che ci stanno seguendo e diventiamo utili anche. Lasciate anche il numero, magari, però mettiamo questo indirizzo perché è importante. Dottor Pomo, voi siete in contatto ovviamente con tutti i comuni della Sicilia. Palermo sta facendo la sua parte, giusto? Sì, con Palermo siamo in contatto, soprattutto anche dall'inizio, una grande mano alla città educativa, naturalmente della sesta circoscrizione, di cui si sono involati con le parrocchie e con gli studenti che hanno raccolto tanto di quel materiale che adesso siamo lì a sistemare in fiera, grazie anche all'impegno del comune. L'abbiamo detto anche l'altro giorno In trasmissione, il comune ha messo a disposizione l'ampliamento del primo magazzino, che era stracolmo, ma grado i tir ripartivano ogni due giorni, non basta, perché il pellegrinaggio è continuo, dalla mattina fino alla sera in fiera arrivano famiglie con pacchi, quindi naturalmente abbiamo dovuto rafforzare con un secondo magazzino già pieno tanto materiale, anche latte, sono quelli che partiranno sabato per raggiungeranno naturalmente la Polonia. Quindi i ragazzi lavoreranno tutta stanotte, perché devono essere, come sapete, etichettati, imballati, messo tanto di etichetta per distribuzione, quindi farmaci, indumenti, e questo facilita poi anche quando si arriva in Polonia, perché i magazzini sono lontanissimi e quindi non sono molto vicini, quindi quando arriva uno sa che questo materiale va in quel magazzino e l'altro va, quindi siamo sempre un po' più organizzati rispetto a prima. Giusto. Un'altra cosa fondamentale e giusta è che la scuola ci ha chiamato, hanno detto che prima che partano i pacchi la scuola vuole mandare tanti messaggi di solidarietà a quelli che poi non verranno in Italia, che hanno deciso di rimanere lì in Polonia o vicino anche nelle zone dell'Ucraina. Quindi delle scuole si recheranno nei prossimi giorni nei magazzini a portare il proprio messaggio. Quindi ho chiesto naturalmente alla città, al comitato educativo della stessa circoscrizione, di
potesse adoperare con i volontari. Ce li abbiamo, abbiamo anche, perché li abbiamo convocati anche nella terza parte, quindi resti lì, dottor Pomo. Nel frattempo volevo tornare un attimo al sindaco Francesco Cacciatore. Allora, il messaggio utile che deve arrivare a tutti i cittadini dei comuni che fanno parte di autonomie locali. Sicilia. Sì, mi deve però consentire un passaggio, perché me l'hanno chiesto in tanti, e forse è un argomento, è quello dei minori non accompagnati. L'assessore mi potrà dare, potrà essere d'accordo con me, che è un ulteriore passaggio molto molto delicato. Mi stanno chiedendo tante famiglie come funziona con i minori non accompagnati, e qui anche gli enti locali sono diciamo chiamati in causa, perché dovranno essere attivati i servizi sociali, dovranno assumere gli opportuni contatti con l'autorità giudiziaria. Anche questo è un passaggio molto delicato che i comuni si troveranno ad affrontare. Ci tenevo a precisarlo, perché me lo stanno chiedendo in tanti. Poi naturalmente l'auspicio è quello che cessi veramente questa maledetta guerra, e sono sicuro invece che le nostre comunità, la nostra Sicilia, i nostri territori sapranno dare quella disponibilità. Noi siamo, ce l'abbiamo nel DNA. Da questo punto di vista io sono sicuro che daremo le risposte giuste. Assessore, poi la libero, mantenga, stiamo facendo la seconda parte e poi andiamo alla terza. Questo è un argomento importantissimo, perché tanti bambini, abbiamo visto pure dei video pazzeschi dove i bambini sono mandati da soli, pur di salvarli li mandano da soli via per non lasciarli sotto le bombe. Allora, noi ieri abbiamo avuto in prefettura un incontro con il procuratore per i minorenni presso il tribunale, il presidente del tribunale e quindi anche il comune, proprio per cominciare a discutere di questi argomenti. Fino adesso non sono arrivati minori stranieri non accompagnati, fino adesso. Chiaramente ci aspettiamo procuratore... in questo fine settimana un arrivo incredibile. Ecco, questo siamo tutti allertati per questa situazione. Chiaramente ci sono i centri che li dovrebbero e li potrebbero accogliere, perché il Ministero degli Interni ha dato proprio una diciamo delle indicazioni, così come diceva il sindaco, delle indicazioni superiori, che qualora arrivino i minori stranieri non accompagnati vengono collocati in situazioni appunto di protezione con un riferimento diretto e stretto con l'autorità giudiziaria, ecco, proprio per stare attenti. Sono delle famiglie che diciamo dichiarano una disponibilità, ma per accogliere minori stranieri non accompagnati, chiamiamoli così perché sono minori non accompagnati, se saranno così, ma questo questo affidamento dovrà passare attraverso l'autorità giudiziaria. Speriamo che si semplifichi tutto, perché questi bambini non hanno tanto tempo da aspettare, che stanno arrivando lì senza genitori e senza cose. Noi ci auguriamo che naturalmente sia tutto semplice e veloce prima di tutto, perché altrimenti stiamo lì a parlarci addosso, che non vi sia burocrazia nemmeno qui, cioè, perché altrimenti non si capisce. Appunto, sburocratizzazione appunto. Anche in questi passaggi altrimenti... assolutamente sì, è chiaro che la responsabilità di prendersi un bambino non è proprio una passeggiata, però in questo momento proviamo ad accoglierli, mettiamoli in dei centri e poi piano piano insomma si fanno gli altri passaggi. L'importante è che i bambini abbiano un'accoglienza giusta. Grazie sindaco e grazie assessore. Io resto con Tulone e con Pomo, perché c'è una terza parte importantissima ancora di chi sta partendo per la Polonia, e quindi ci dobbiamo collegare con loro. Facciamo una brevissima pausa. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie per la partecipazione. Facciamo una brevissima pausa e poi andiamo alla terza parte di questo appuntamento con gli aiuti per l'Ucraina. Tra poco. Hanno preso praticamente la persona che si è messa sulle spalle il carico, perché io quando ho ragione non mi tiro indietro. Io ho scoperto di avere una grande, tremenda voglia di vivere nel momento in cui ho rischiato di perderla la vita.
torna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Adesso devo prendere... Ah, gli assorbenti! Ah, gli assorbenti! No! Gli assorbenti no! Fatemi prendere tutto, gli assorbenti no! Ha bisogno di aiuto? Sì, non so quali prendere. Tranquillo. Tutto chiaro? Chiarissimo. Allora quale prendere? Li prendo tutti. Così assicuro che non sbaglio. Tante novità nel mondo leone, potrete gustare al ristorante un'ottima colazione continentale, un'ottima colazione all'americana, avrete la possibilità di gustare un'ottima cucina casareccia, nasce infatti a pranzo Osteria Leone per garantire la tipicità, il chilometro zero, per garantire dei piatti tipici della nostra cucina. Poi metteremo l'abito da sera come di consueto e troverete qui la possibilità di gustare sempre il nostro buonissimo pescato del giorno insieme alla pizza, una pizza davvero fatta con la realizzazione di un blend di farine codificate da noi, cotte all'interno di un forno di ultima generazione e condite con delle materie prime davvero di prima scelta. Vi aspetto qui da Leone per trascorrere insieme delle ore di bontà infinita e indimenticabili. Lui mi ha messo subito in evidenza il fatto che io ero andato a protestare per una cosa quando invece avevo fatto due gol e avevamo vinto 2-0. Mio padre con molta delicatezza è intervenuto su quella che è stata la mia vita. Il primo anno che sono arrivato al Milan i miei genitori ebbero lo sfratto, per cui noi vivevamo in 50 metri quadrati in affitto. Le sconfitte riesci a, ad imparare, no? Ma si dovrebbe sempre far di più. Tu puoi scegliere di essere disabile o scegliere di essere specialmente abile e i suoi figli, sotto il suo insegnamento, hanno scelto di essere specialmente abili. Amici telespettatori, eccoci ancora una volta insieme, terza parte di questo speciale aiuti per l'Ucraina che abbiamo dall'inizio di questo appuntamento creato esclusivamente per dare informazioni utili ai telespettatori, ai tanti centinaia che ci scrivono per sapere come dare aiuto e quindi c'è una grande partecipazione di solidarietà, non fosse altro perché se stiamo lì un attimo a pensare potremmo essere noi al posto del popolo ucraino e quindi tutti hanno capito l'importanza. Professor Tulone, credo che questa è una grande dimostrazione di solidarietà. Una grande dimostrazione di solidarietà, ma soprattutto adesso bisogna dimostrare di essere ben coordinati, perché la concretezza in questi primi giorni, sono già passate 2 settimane, è la cosa più importante, perché dobbiamo sapere cosa inviare, dove inviare, come ricevere le persone, a chi dobbiamo realmente chi dobbiamo contattare, perché anche io sono sommerso di domande di normali cittadini che mi chiedono come possiamo fare. Abbiamo, a dare la nostra infatti abbiamo il dottor Pomo che grazie alla sua presenza naturalmente. La macchina degli aiuti umanitari, mi lasci finire, deve dimostrare di essere in grado di gestire e di far bene.
Ma ci sono degli impedimenti istituzionali di cui abbiamo già capito, insomma, lungaggini burocratiche, passaggi, eccetera, eccetera. Quello che sta facendo il ROE è veramente pratico, perché lo stiamo vedendo, facciamo i collegamenti con la Polonia, abbiamo visto pure le postazioni, gli uomini, i volontari, gli infermieri, i pullman che partono, che stanno partendo, ogni giorno c'è un pullman che porta qui in Italia fondamentalmente. Ci auguriamo naturalmente che arrivino anche quelli in Sicilia. A proposito di quelli in Sicilia, Marco Rubino, che è sindaco di Sant'Agata Libattiati, lui in prima persona sta partendo, è così sindaco? Sì, buonasera, esattamente, stiamo provando, mercoledì stiamo organizzando le forze per poter partire verso il confine della Polonia con l'Ucraina. Stiamo facendo una bella piccola breve missione umanitaria, abbiamo avvisato anche la nostra prefettura, siamo in contatto, dovremmo partire mercoledì per portare medicinali e un po' di viveri e riportare 4-5 nuclei familiari. Questo ringraziamo il dottore Poma e il ROE, perché ci sta organizzando le persone che poi dobbiamo comunicare qui tanto alle nostre questure quanto alle nostre prefetture per poter organizzare l'inserimento sociale di queste persone, perché ovviamente gli immobili già li abbiamo pronti, arredati, pronti per accogliere questi nuclei familiari qui in Sicilia, in provincia di Catania. Bene, 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 è questo che noi vogliamo sentire, è questo che vogliono sentire gli amici che ci stanno seguendo. Dottor Pomo, questa è la dimostrazione di come, se si vuole, si può fare. Ho detto dall'inizio, bisogna essere pratici, anche perché i tanti messaggi sono arrivati anche ieri sera, per chi mi ha scritto non ho risposto, perché la priorità è quella di fare partire il contingente, come sapete parte venerdì e viene programmata il sabato parte, quindi è un grande lavoro, quindi una colonna di 15 mezzi tra TIR e uomini volontari che danno il cambio da Palermo, che devono raggiungere la Polonia, non è una cosa semplice, quindi perdiamo più tempo, quindi mi concentro su quello. Lo vedono anche il sindaco di Sant'Agata Battiati con i volontari che devono partire già mercoledì della prossima settimana e si associano anche ad altri mezzi che vanno su. Come diventa complessa la cosa, no? Anche da una settimana non riuscivamo a capire le schede, chi li doveva fare. Adesso sappiamo bene come ci dobbiamo organizzare anche per le persone che devono raggiungere dall'Italia, cioè dalla Polonia all'Italia, quindi, e soprattutto anche quando si arriva in Sicilia, perché dall'inizio abbiamo detto, ma poi a Messina chi ci fa il tampone, quindi c'era tutta questa organizzazione, adesso ormai si è pianificato, con chi naturalmente ha telefonato chiamerò io singolarmente uno per uno, abbiamo fatto una scheda, ieri sono arrivate diverse chiamate, queste saranno chiamate, perché cerchiamo di inventarci quello che possiamo fare. Per esempio, se parte un pullman che deve prendere 26 persone, deve venire a Palermo e c'è la capienza di 10-15 persone, aggiungiamo queste altre 15 persone in base a quelli che mi hanno chiesto di accogliere a Palermo o presso le proprie strutture, non mi costa nulla a mettere altre 20 persone in più, visto che fanno lo stesso tragitto. Dice, ma io non arrivo a Palermo, arrivo a Catania. Bene, fatto partire da Palermo un secondo pullman che va a prendere a Catania e non va da Palermo in Polonia per prendere 20 persone. Quindi bene, bene. Abbiamo un'altra testimonianza, l'architetto Rossella Giletto, del coordinamento comitato educativo della sesta circoscrizione, che non c'è, quindi vabbè, pazienza. Sindaco, un messaggio, purtroppo ce l'abbiamo al telefono il sindaco di Sant'Agata Libattiati, però è importante la testimonianza. Sindaco Rubino, c'è una grande solidarietà in tutta la Sicilia orientale, voi ne siete la prova. Ecco, che messaggio vogliamo mandare ai tanti magari che non sanno ancora come fare per dare ospitalità? Perché una delle priorità in questo momento è diventata l'ospitalità, cioè l'accoglienza, i farmaci, queste sono le priorità.
Sindaco. Sì, la prima priorità è indubbiamente questa. Basta, ad esempio, per quanto riguarda la provincia di Catania, chiamare anche al nostro comune o chiamare a dei numeri che stiamo mettendo in rete per poter concretamente dire quali sono le disponibilità dal punto di vista degli immobili, dei posti letto, seriamente posti letto, considerando una cosa, perché la solidarietà devo dire che è grandissima, però dobbiamo considerare che vanno date come dire, tanto derrate alimentari quanto abbigliamento, quanto coperte, di livello decoroso e dignitoso, perché un popolo che sta scappando, che ha una dignità, molti di questi non è soltanto gente semplice, è anche gente che ha dovuto abbandonare i propri appartamenti, la propria vita lavorativa, la propria vita sociale, scappando dalla guerra, dalle minacce di questi, dai bombardamenti, hanno raso al suolo delle città, è una cosa terribile. Abbiamo saputo dal dottor Marcheggiani che ci ha detto: guardate che ci sono città ormai fantasma, cioè li hanno bombardate, maledetti. Il problema diventa questo, e poi anche l'integrazione, ecco perché servono anche dal punto di vista delle istituzioni nazionali, cioè abbiamo bisogno di dati concreti. Io questo appello lo rivolgo tanto al governo regionale quanto al governo nazionale, perché noi altri siamo amministratori che con le nostre energie stiamo cercando di aiutare queste persone. Le nostre energie intendo, io sto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata, così da renderli utili. Bene. Grazie alla solidarietà li stiamo arredando, li stiamo riempendo di viveri, perché la solidarietà è altissima. Il popolo siciliano, il popolo italiano è meraviglioso da questo punto di vista. È vero, ma è verissimo. Mi viene la pelle d'oca a dirlo e a vedere le stanze che abbiamo, stiamo riempiendo di vestiti, di coperte. Ci mandi delle documentazioni, perché può essere da stimolo per altri siciliani che ci seguono. Sì, assolutamente sì, lo farò, dottore. Va benissimo. Allora, dottor Pomo, costante collegamento con la Polonia che ci avete, confermiamo, insomma, c'è una fuga dall'Ucraina che è quadruplicata, giusto? Sì, questo già c'era stato previamente data come informazione in questi giorni con i servizi di sicurezza, quindi eravamo già allertati. Quando io mettevo premura, non è perché cerco di essere cattivo, perché al peggio già ormai ci siamo arrivati, quindi non vorrei pensare altro, però ho detto dobbiamo cercare di far uscire quelle persone, soprattutto i bambini, da quell'area. Non è possibile, bambini di 5 anni, 6 anni, vivere quest'area di guerra. Non la digeriamo noi, figuriamoci i bambini. Quindi è uno sforzo maggiore. Professor Tulone. L'altro aspetto, poi volevo parlare di un altro aspetto. Poi. Sì, volevo aggiungere una sola cosa. Ieri è uscita la circolare della regione che stanzia i primi 200.000 euro per i mediatori culturali e per gli psicologi per le scuole che ne hanno bisogno. Quindi queste figure cominciano a essere inserite nelle scuole, perché avremo dei bambini da mandare a scuola che non sanno la nostra lingua, con degli shock evidenti dell'abbandono di una casa, non è una cosa semplice, e stiamo cominciando ad attivarci per avere i fondi per pagare queste figure fondamentali per l'inclusione nella scuola. Questo è un altro aspetto importantissimo, perché comunque bisogna essere preparati nel momento che arrivano qui in Sicilia. Allora, abbiamo l'architetto Giletto? Sì. Pronto, architetto? È mutata, adesso magari libererà anche il microfono. Oggi è una giornataccia, però vabbè, ci sta, perché insomma tutti i collegamenti sono così. Allora, architetto, iniziative importanti, comunichiamole, perché sono da comunicare ai nostri telespettatori che sono ancora a ricerca, vabbè, ma non ci possiamo collegare per il momento perché ancora ci stiamo sistemando. Voglio liberare intanto. Mi sentite adesso? Sì, sentiamo. Ecco, perché ho problemi con. Sì, abbiamo capito, c'è un macello proprio e poi esatto, tutto il resto va a catena. Resti lì un attimo, così lei si finisce di muovere, perché altrimenti. Vabbè.
Sindaco, grazie intanto per la sua partecipazione, grazie soprattutto per quanto farete visto che state partendo per la Polonia. Un suo ultimo messaggio. Grazie a voi tutti, grazie a quella bella notizia che ha dato poc'anzi l'altro... Dottor Pomo, all'altro sindaco, cacciatore. No, per quanto riguarda i 200.000 euro per la integrazione, sì. Quello sarà il problema successivo a partire dall'indomani che arrivano i profughi, i tanti profughi che arriveranno qui. I tanti Io bambini. Mi auguro che il governo attivi immediatamente dei ponti aerei importantissimi così da poter inserire tutte queste tantissime persone, ma in ogni stato d'Europa, ecco. Ci sono delle agenzie di viaggio che Pomo ci aveva comunicato che stanno proprio organizzando dei viaggi a spese anche di chi dice io non so abbiamo come la fare. Abbiamo la riunione fra poco, fra un'oretta. Finita la trasmissione. Bene, così nella grazie prossima. Grazie a voi per divulgare invece questo meraviglioso messaggio, perché abbiamo bisogno della comunicazione. Assolutamente. E questo, grazie anche a voi, davvero. Grazie sindaco, grazie. Alla prossima. Buonasera a tutti. Architetto, vediamo se siamo riusciti finalmente a stabilire un collegamento stabile. Sì, allora ci dice quali sono delle iniziative, perché ne avete diverse, ce le avete già preventivamente comunicate. Infatti nel frattempo ci siamo attivati perché riceviamo giornalmente tantissime comunicazioni da parte di cittadini, di privati che chiedono appunto di avere della chiarezza da parte del Comune di Palermo perché appunto non è stato predisposto un form online in maniera tale da mettere dei dati della famiglia che vuole ospitare qui nella città metropolitana di Palermo e quindi non sanno assolutamente come procedere. Questo forum è stato fatto per quanto riguarda dall'ANCI, per quanto riguarda le associazioni e le cooperative, però in realtà sì, c'è un indirizzo del Comune di Palermo, però dovrebbe essere un modulo da compilare. Allora, scusi un attimo perché sennò mischiamo le informazioni e rischiamo anche di confondere i telespettatori. Allora, regia, mi prendete? Aspetti un attimo. Regia, mi prendete questo indirizzo di questo del sito? Questa è un'email, quella che noi stiamo pubblicando in questo momento, alla quale si può mandare perché l'assessore alla cittadinanza ha detto mandate le email a questo indirizzo per naturalmente comunicare la vostra disponibilità all'accoglienza. Questo non ci ha detto che era per le cooperative, penso che era per tutti. Quindi loro stanno raccogliendo in questo momento le email di adesione, di accoglienza, poi ne faranno un elenco e poi insomma sarà passato troppo tempo prima che si possano ospitare le persone. Questo un po'... No, io l'ho detto, c'è una macchina che voglio dire, insomma ancora non è ben definita. Vabbè, comunque vediamo se mi cercate in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione il sito del Comune di Palermo o di qualsiasi comune della Sicilia che comunque dice aiuti all'Ucraina, inviate qui. È il sito dell'ANCI, bisogna cercare. Ma quello l'abbiamo ANCI allora Sicilia. No, quello l'abbiamo già visto, l'abbiamo già pure messo in onda, però è un format come allora, diceva l'architetto, ma solo per le associazioni. Gli ucraini. No, sì, quello che dice il dottor Oddo è questo, aiuti ucraini, chiocciolacomune.palermo.it. Sì, 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 sì. Questa è l'email. Allora, questa è l'email. Questo è una mail, sì. Però cosa succede? Che mentre per l'ANCI insomma, collegandosi c'è un modulo che un'associazione cooperativa può compilare mettendo tutti i propri dati. Questa form online dovrebbe essere fatto dal Comune di Palermo, perché se io mando una mail con mio nome e cognome non basta per dare disponibilità dell'accoglienza, esatto. Perché dobbiamo anche avere dati della famiglia che vuole ospitare, esatto. Perché si tratta spesso di minori, tra l'altro minori anche orfani che non hanno né padre né madre, quindi che vogliono venire qui da noi, e quindi il Comune di Palermo dovrebbe procedere. Questo è stato fatto con una richiesta, un'istanza da parte del consigliere comunale Massimiliano Giaconia, che fa parte anche del comitato educativo, su richiesta da parte del presidente Michele Maraventano, di Emilio Pomo e anche di noi del comitato educativo e la sesta circoscrizione, proprio da grazie diciamo alle input dati alle famiglie, perché c'è molta confusione, quindi loro ci dicono sì, ma noi scriviamo il nostro nome e cognome, poi che dobbiamo fare? Quindi ci allora, vorrebbero essere un attimo. È tutto giusto quello che lei sta dicendo, però facciamo con moderazione, diamo le informazioni giuste. Allora, l'assessore è stato in diretta con noi
è proprio stato sì. 10 minuti, un quarto d'ora fa è stato uno. Ha detto: inviate le vostre mail con la adesione di ospitalità a questa mail del comune. Ciò vuol dire che, a prescindere dai form che ha pubblicato l'ANCI, che sono riservati all'associazione eccetera eccetera, probabilmente stanno costruendo un database dove vengono inseriti tutti i nominativi di chi deve fare l'accoglienza. Poi chi li dovrà organizzare questa cosa di qua è la domanda che mi faccio io, però intanto c'è questa comunicazione, quindi chi avesse opportunità, sto parlando di Palermo, ma può succedere lo stesso per Catania, perché è tutta la macchina che funziona in un certo modo, cioè lentamente, questa è l'unica realtà. Succede anche negli altri comuni, quindi chi volesse può intanto mandare, come ha fatto per esempio un'associazione, una Onlus, la Life and Life, ha fatto un suo database e lo ha girato tutto al comune di Palermo. Si spera che naturalmente il comune di Palermo percepisca questi elenchi e li organizzi, cioè li dia in mano a chi riceve e chi fa accoglienza ai profughi ucraini. Questo è un po' in sintesi, perché sennò rischiamo di confondere le cose. Questo intanto sì. È uno, però voi ci avete altre iniziative, Giletto? Sì, sì, intanto la raccolta sta continuando, appunto il padiglione 24 è già attivo, perché oggi siamo andati a fare un sopralluogo col presidente della sesta circoscrizione. Dobbiamo anche ringraziare i volontari sia del ROE che dell'ERA, perché hanno appunto suddiviso tutti i prodotti di prima necessità, quindi alimenti, farmaci, anche prodotti per i neonati, per i bambini, sono stati suddivisi in delle scatole etichettate, e queste partiranno ora la prossima. Ieri c'è stata una colonna mobile che è partita, il 18 ce ne sarà un'altra. Nel frattempo abbiamo riscontrato che nel padiglione di fronte, quello 24, il comune di Palermo sta organizzando un centro di prima accoglienza per i bambini che arriveranno, comunque rifugiati che arriveranno dall'Ucraina, e ci hanno detto appunto che stanno allestendo questo spazio per 25 posti provvisoriamente. Quindi questa è un'altra notizia. Poi ci sono anche delle scuole che appunto scuole paritarie che si stanno adoperando e stanno appunto aiutando anche noi a raccogliere tutti i prodotti di prima necessità, poi vengono portati sempre al centro di raccolta, sono il padiglione 24 e 26. Poi ci hanno detto appunto di evitare l'abbigliamento, perché hanno tantissimo abbigliamento che hanno raccolto, quindi occorrono soprattutto coperte, cappotti, poi farmaci, chiaramente da banco, non antibiotici, perché gli antibiotici non si possono portare perché ci vuole una prescrizione medica, prodotti per neonati, latte in polvere. Però appunto sull'abbigliamento ci hanno detto per ora di soprassedere, a meno che non siano appunto coperte e cappotti. Quindi queste sono le notizie. Allora, poi appunto siamo in chiusura. Dottor Pomo, vuole aggiungere qualcosa e dare qualche altra ulteriore informazione? Ma io l'informazione che volevo dare è che state tranquilli che dalla Polonia non esce nessuno se non c'hanno la famiglia a cui è stata assegnata. Quindi non pensate che arriveranno ucraini a Palermo da assegnare a qualcuno, punto interrogativo. Quindi partono ed escono fuori dal villaggio Italia quando hanno l'ultima destinazione, che è naturalmente la famiglia che li accoglie. Quindi questo abbiamo capito il messaggio a chi lo sta mandando. Tutti gli altri elenchi servono per avere quantomeno un'idea, però a questo dobbiamo abbinare chi li trasporta e naturalmente chi si ricarica direttamente lì, perché poi è normale che non ci sono intermediari. Certo, la persona è direttamente che li raccoglie. Professor Tulone, la chiusura è sempre quella. Il messaggio va mandato a chi deve organizzare questa accoglienza, giusto? Che un po' non si è capito bene ancora. Sì, vorrei subito aggiungere un fatto. Anche io ho compilato da privato il format del sito dell'ANCI
E casualmente ieri ho incontrato il presidente dell'ANCI, cioè il sindaco Luca Orlando, in aereo, e ho chiesto questa problematica. Ed è come dice lei, si sta esattamente questo format, si sta creando un database, anche se magari uno scrive erroneamente lì dove c'è un ente, una disponibilità di una famiglia, comunque si sta creando un database del comune tramite tanti canali su cui poi si lavorerà saremo chiamati per sapere qualche dettaglio in più, per capire cosa possono inviare, quante persone, minori o non minori, famiglie o altro. Quindi comunque il forum dell'ANCI ha accettato la sua comunicazione? Sì, certo, assolutamente ecco. Sì. Io non credo di voler ripetere la disponibilità anche un'altra mail, perché sennò ci sarebbero 3 o 4 disponibilità sempre della stessa persona. Certo, bravo. Quindi io ho già spiegato la mia disponibilità, dato la mia disponibilità, aspetto adesso di essere contattato. Sono tantissime le persone, forse di più di quelle che dovrebbero arrivare. Meglio così. Prego, tra l'altro volevo dire prego. Di fare molta attenzione, perché al momento ci arrivano, diciamo, anche da parte di famiglie, ci allertano, perché ricevono messaggi da associazioni o cooperative di cui non c'è scritto il numero di telefono, e quindi non è possibile comprendere l'attendibilità. Per cui vorrei dire di fare molta attenzione, perché si rischia di dare beni di prima necessità che devono andare in Ucraina, ma non sappiamo se vanno a buon fine, o comunque queste persone dicono anche di essere disponibili ad andare a prendere o comunque portare qui dei profughi, quindi facciamo tutti molta attenzione. Brava, complimenti, perché questo era un altro dei messaggi che dovevamo mandare. Fidatevi soltanto di organizzazioni governative o istituzionali, e poi quelli che sono legati sotto devono avere questi collegamenti, altrimenti non consegnate niente a nessuno che si presenti così o che ve lo chiede, oppure che fa delle raccolte, perché purtroppo non è che faremo sparire i furbetti, insomma, quelli ci saranno sempre, gli approfittatori, come in ogni cosa. Grazie al professor Tulone, grazie al dottor Pommo, naturalmente noi teniamo i riflettori accesi, grazie all'architetto Giletto. Alla prossima, nel frattempo abbiamo dato una serie di informazioni che speriamo tornino utili a chi vuole dare una mano al popolo ucraino. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui con 19 live speciale aiuti all'Ucraina, ma noi naturalmente continueremo la nostra programmazione informando con i nostri spazi dei notiziari. Vi ricordo la prima edizione alle 14:10, la seconda edizione alle 20:10, una serie di repliche nel corso della giornata. Grazie a tutti per essere stati con noi. Da Roberto Oddo, buon proseguimento d'ascolto.